Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui dalla barca con la nuova barchetta che tra poco vedrete. Siamo qui per pescare a sabichi e dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e lasciate tanti like, superiamo i 130 like per questo super video che vi sto facendo e commentate qua sotto con magari qualche suggerimento, qualcosa da fare di nuovo nei prossimi video in barca, alla ricerca dei sugar rally. Cioè adesso il periodo è quello, o comunque pesce azzurro, sgombri, roba. Dopo vedremo verso settembre di cercare le grosse orate e così via. Dunque direi ragazzi di non perdere altro tempo e via con il video. Nella sessione di oggi andrò a utilizzare, come avevo già detto nell'unboxing, la Tekken RC, che è la versione da casting della Tekken. Infatti ho messo una bobina rotante con un 40 o un 35 di fluoro, e piombo da 150 e i sabichi fatti da me, che trovate il video nel canale, se no c'è la I qua in alto a destra. La Tekken RC nasce come canna da pesca al calamaro. Questa è la versione da 2,25 m, quella più corta, con un casting weight da 150 grammi, che è l'ideale per me. E per fare questa pesca abbiamo appurato che è l'ideale, e infatti adesso, ecco, c'era il branco, me lo sono perso. Comunque adesso qua troviamo delle belle marcature sul fondo, quindi potrebbe attaccarsi qualcosa. Ci rivediamo. Oh, eccoli. Sì, eccoli qua. Sgombro. Proviamo una tecnica nuova. Eccolo qua, sì. Bella roba. Non enormi però. Tripletta. Se ne sono già mollati due. Proviamo a fare una 6 in. Ok, si sono già agganciati. Ho sentito un paio di mangiate. Eccoli. Roba interessante. No, si sono mollati, mannaggia. Vai, molla, via. Eccolo infatti. Eh sì, piccolo. No, c'è qualcosa di carino. Raghi. Porca puttana. Era grande. Pensavo fossero più pesci, invece era un solo pesce, però. Eccoli qua. Buono, così. Vediamo un po' cosa abbiamo. Due sugarelli per fuori, piccolini. No, vai in acqua. Ok. Ok. Eccoli qua. Bei pesci in teoria. Sembrano belli. No, non c'è solo lui. Sugarelli, quindi. Eccoli. Eccoli qua. Eccoli che arrivano. Eccolo là, uno piccolino. Freaking cute. Eccoli qua. Forse un grosso pesce. Ah no, mi sa che c'è qualcosa tipo un ramo, un albero. Porco. Bello, no. Sni. Decente rispetto agli altri. Eccoli qua.
ecco qua. Oh, uno piccolino. Ragazzi, mi raccomando, lasciate sempre quelli piccoli o sotto taglia, così avranno modo di riprodursi anche loro. Eccoli qua, ecco, così potranno crescere e diventare pesci del genere, magari. Uppla! Eccoli, piccolino. Oddio, non più di tanto, però niente di enorme. Eccolo, si è autorilasciato. Grosso. Bella roba, sento delle belle testate. Bella roba, bella. Wow, eccolo qua. Raga, Tekken RC. Non per forza non vedere marcature vuol dire non prendere pesce. Molte volte si catturano anche e soprattutto pescini più interessanti quando non si vedono marcature sull'ecoscandaglio, questo è il caso. Per questo secondo me l'ecoscandaglio sarebbe anche meglio non utilizzarlo. Io lo utilizzo più che altro per vedere la profondità e capire su quanti metri sto pescando, così da regolarmi anche su quanto dividere le fermate nei vari step d'acqua. Anche perché ha un lato negativo, magari vedi dei pesci pensando che siano pesci che cerchi e però non senti mangiate, quindi ti demoralizza. Quindi sì, si vedono i pesci, puoi magari anticipare, puoi capire come prenderli meglio, ma non è sempre la migliore delle soluzioni. Ecco, eccoli. Qua sembra qualcosina. Carino. Oh, io ho preso. Ecco. Inchia, c'è il brancone sotto. Occhio. Ecco, guarda. Sgombri. Eccoli qua. Pesce che salta. Oh, c'è la mangianza, raga. Siamo sopra una mangianza, come vedete qua, sgombri.